tutti cristallini e cristalline, come leggete dal titolo, oggi andremo ad aprire un pacco che arriva dal sito Le Bimbi. Questo pacco per me è molto speciale perché è il mio regalo di compleanno che mi ha mandato il mio fidanzato, quindi ha ordinato delle cose dal sito Le Bimbi e non ho idea di cosa ci sia, sono tipo curiosissima e non vedo l'ora di aprirlo. Wow. Ok, c'è dell'altra carta. Questo è il bigliettino da visita di Le Bimbi e la caramellina, sempre graditissima. Ora io ho... Mio Dio. No, non ho idea di cosa ci sia qua dentro. Allora, sposto la scatola perché ho paura di combinare macelli. E vi faccio vedere tutto quello che c'è. Io vi dico solo che tipo è stra piena. Oh mio Dio. Allora, la prima cosa che c'è è questo che credo che sia una base per fare un orologio. Non ne ho mai fatto uno, non so neanche da dove iniziare, oh mio Dio. È enorme. Ok. Mio fidanzato si diverte a farmi provare a creare nuove cose, quindi questa volta immagino vorrà che io crei un orologio. Ok, prendiamo un'altra cosa. La porcellana fredda della Nikron. Oh mio Dio, sapeva pure quale uso. È bellissimo. Questi due Swellegant. Oh! I numeretti per l'orologio! In effetti non ci avevo pensato che non ci sono. Che carini! Un altro Swellegant, questo è Iron. Ok, delle... Sì, sembrano delle borchiette. Che belle queste! Anche queste hanno delle forme particolarissime, mi piacciono. Poi mi ha regalato il kit della Fimo. Con tutti i colori base. Adoro. Molti di questi non li ho, diciamo che ne ho solo un paio in realtà. Poi prendo uno dei pacchetti. Questi che pigmenti sono? Sembrano dei pigmenti fluo, sono super fluo. Evito di aprirli perché vedo che ce n'è un po' e non vorrei sporcare tutto quanto, quindi... Dio, quante cosine! Poi altri pigmenti, questi sono, oh mamma, allora, questo di qua, che sembra vada dal verde all'oro, o al rosa, quest'altro, ah, questo è bellissimo, credo che vada sul blu, sì. Questo è uno dei miei preferiti, dal viola al blu. E quest'altro che si vede dal verde al giallo al rosa, sembra così tipo fucsia. Wow, bello questo! Stiamo prendendo. Se sono. Oh, che belli dei glitter! È un mix glitter bellissimo, mi piace questo colore e anche, cioè ci sono i miei glitter preferiti, perché sono sia quelli con questa forma un po' più a esagone grandi, sia quelli piccoli piccoli piccoli, cioè li adoro. Poi quest'altro glitter, oh Malefica, il nome è bellissimo. Madonna, ci sono ancora un botto di cose qua dentro. Questi Aurora e Magamago. Questi. Oddio, che belli. Questi sembrano quelli che fanno due riflessi diversi, cioè sono verdi e blu, cioè bellissimi. Io non avevo mai visti questi sulle bimbe, ma li ho trovati.
Quest'altro glitter. Oh, no, vabbè. Cioè, sono verdi, ma fanno tutto questo riflesso blu. Ma sono bellissimi. Vediamo, questi sono. Questi sembrano rosa e rossi. Ok. Poi ci sono questi altri glitter, mi sa che adoro i glitter, mi ha riempito di glitter, oh mio Dio, sono troppo felice. Oh, questo è bellissimo pure. Poi ci sono questi altri due mix di glitter, questo, oh mio Dio, quanto è oro, che bello, con le stelline e tutto quanto. E quest'altro che... Sembrano neri e olografici. Oh mio Dio, è particolarissimo. Poi vado a fare degli stampi. Oh mio Dio, questo non l'ho mai detto che lo volevo. Come facevo a saperlo? È riuscita a prendere proprio lo stampo che io ti guardavo. Oh, no, vabbè, la prossima volta. Cioè, no, ok. E poi questi due. Sono delle chiavi. Che cosa ci sono? C'è quest'altro stampo con tutti i pezzetti. Oh, che carini. Dio, spero che si possano unire tra di loro. E ancora. Questi due stampi, farfalla, cagnolino e fiocco. Dio, questi anche con la resina UV li posso usare. E poi c'è questo di qua. Cioè, già di qua è lucidissimo. Non vedo l'ora di... colare dentro queste cose, usa, tu, non so davvero cosa dire, sono troppo troppo felice. E niente ragazzi, queste sono le cose che mi hanno regalato dal sito le bimbi. Io ringrazio ancora il mio fidanzato perché, cioè, sono, oh mio Dio, mi ha riempito di glitter e di cose utilissime, sono veramente senza parole. Voglio riuscire a realizzare il più presto possibile quell'orologio e di non deludere le sue aspettative perché non ne ho mai fatto uno. Spero inoltre che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!